Buonasera, cari compagni e cari compagni. In verità, i tempi che sono stati programmati, francamente non mi consentono di fare un intervento organico rispetto alla relazione di Pino, che è stata una cosa egregia su cui sarebbe utile riflettere. Quindi mi limito a dire due ragioni per le quali io sono qui. La prima è legata a Pino Sicuri, nel senso cioè che io lo conosco da ragazzino, da moltissimi anni, con cui abbiamo lavorato lungamente insieme e che trovo ancora oggi e qui coerentemente su posizioni che aveva allora, e dunque è apprezzabile di fronte alla cloaca che abbiamo davanti su quello e su quello che quotidianamente avviene. Sono intervenuto per appunto essergli riconoscente di questa collaborazione che abbiamo portato avanti a lungo e che ha continuato con essere lui uno di quelli che sul terreno della elaborazione, insomma, attraverso Sinistra Meridionale, che è rimasta anche dopo tutte le vicende che abbiamo attraversato e che è anche, voglio dire, oltre che uno del gruppo di direzione nei fatti di Sinistra Meridionale, è uno di quelli che è stato abbastanza assiduo anche negli itinerari gramsciani che si svolgono da 20 anni a Cosenza, insomma, legati alla ricerca che io avevo fatto sulle origini albanese. Detto questo, fatto questo riconoscimento che mi sentivo d'obbligo, vorrei dire che l'altro elemento che volevo sottolineare, non lo farò a lungo perché quando arrivo ai miei minuti concludo, è che di fronte ad una mediocratizzazione della società che stiamo attraversando, di fronte al fatto che c'è una crisi tragica della cultura delle trasformazioni proprio sul terreno concettuale, insomma, discutere in una sera come questa di Gramsci, di Pisacane, della rivoluzione d'ottobre è un fatto di straordinaria importanza, proprio perché non si trovano più sedi, non si trovano più luoghi di discussione, non si trova modo di un confronto, sentiamo soltanto indignati quasi quotidianamente di alleanze, di sottoalleanze, c'è una sorta di balcanizzazione di una politica che ormai si è ridotto a coagulo di clan, in qualche modo, ognuno dei quali ha le sue appartenenze e tutto il resto. Dunque, di fronte ad una questione di questo genere, tentare di discutere della nostra storia innanzitutto, perché io sono convinto che possiamo andare avanti a trovare una via, trovare un orizzonte alternativo a tutto questo che avviene, dobbiamo mettere in campo la cultura partendo appunto dalla lettura, dal raccontarci quello che siamo state da qui partire per trovare uno sbocco, un'indicazione diversa, un'altra visione del mondo, abbiamo detto. Quindi le due cose stanno insieme nella mia volontà e nella mia partecipazione, così come testimone in una riunione come questa. E vorrei aggiungere due questioni rapidissime. Rivoluzione d'ottobre, io francamente lo dichiaro qui, insomma, si è fatto di tutto perché per nascondere in qualche modo la propria appartenenza a valori che nascevano dentro questo grande avvenimento che è stato un processo di civilizzazione del mondo, questo lo dobbiamo dire. Eppure dopo la fine del Partito Comunista ognuno si nascondeva dietro il fatto che non era stato comunista, non c'erano state radici di questo genere, eccetera, negando l'essenza della battaglia, della storia del movimento operaio in questo paese. Noi è tutto nostro, anche con gli errori che ci sono stati, siamo dentro quelle pagine, quelle,
quella ispirazione, quelle cose che sono state qui raccontate in questo, altro che è fuori dal mondo la questione della rivoluzione d'ottobre. Credo che probabilmente dobbiamo partire proprio da quelle cose lì, per passare alle cose nostre in Italia e vedere in quale direzione andiamo, al di là degli errori, delle cose eccetera, che pure dobbiamo discutere. Per esempio, quando noi parliamo del Mezzogiorno, quando noi parliamo della questione meridionale, ha a che fare o non ha a che fare la rivoluzione russa sul problema della terra? Per esempio, ne dico uno. Quando parliamo di questioni che riguardano le crisi economiche, ha a che fare o non ha a che fare un personaggio come Gramsci, che pure era uno di quelli che rappresentava, diciamo, le idealità di questo, ha a che fare il fatto che noi abbiamo perso, la sinistra è stata sconfitta e adesso è l'ombra di se stessa, quando sentiamo che discutono centro-sinistra, davvero fanno un po' ridere, perché si sono, per quanto riguarda la Calabria, anziché venire qua a parlare di che cosa si fa un governo rispetto a uno scempio, il punto limite della sopportazione in questo Mezzogiorno, vengono a vendere chiacchiere, insomma sono una specie di magliari, come quello che andava a vendere in maniera truffaldina le merci che non era sua. Questa è la cosa, ma noi dobbiamo dire con molta forza che la questione del Mezzogiorno, e discutiamo di questo oggi, è drammaticamente più centrale che in altre fasi storiche, dell'altro che non c'entra più niente. Si è sempre detto non c'entra più il Mezzogiorno. I liberisti che cosa ci dicevano qualche tempo fa? Ci dicevano praticamente che siccome c'era questa mondializzazione, bastava accettare l'idea neoliberale dello sviluppo economico, bastava accettare la teoria del mercato, tutti saremmo stati nella stessa barca e tutti andavamo avanti insieme. La verità vera è che questo tipo di meccanismo non ha soltanto impedito l'avvicinarsi tra il sud e il nord, ha creato fratture che non si recuperano mai più. Noi non raggiungiamo più l'Italia del nord in ogni senso, per cui l'Europa carolingia assorbe questa parte. Noi andiamo con l'Africa, che è uno dei punti su cui dobbiamo discutere, perché oggi la questione meridionale è diventata questione del Mediterraneo, dentro queste grandi questioni. Questo è il punto dello scontro oggi. Dunque, quando parliamo di quelle cose, parliamo di Gramsci e parliamo di Pisacanati, io vi ringrazio per aver posto questo appino nella sua relazione alla questione di Pisacanati. Noi non parliamo mai delle cose che ci portano a riflettere sul fatto che c'è un'amnesia della memoria della sinistra sui grandi avvenimenti storici, sui personaggi che hanno fatto la nostra storia e la nostra vita. Pisacane, del resto lo stesso Gramsci lo considerava dentro una rete di collegamenti quando faceva la riflessione sul risorgimento italiano. Dobbiamo dirlo con molta forza e noi non possiamo non nascondere, per esempio, che quando parliamo di questi punti, di queste questioni, troviamo riferimento ad oggi. Voi avete parlato di Che Guevara, sono lì, ci sono altre questioni, e quando per esempio parliamo di questo c'è un'amnesia sul fatto, non solo del fatto del grande albanese, ma anche della manipolazione che c'è stata su questa questione da parte di Togliatti nel momento in cui pubblicavano per la prima volta i quaderni, perché voleva intanto non dire questo e poi... Scusi, ho già finito, quindi praticamente non si ponevano, c'è una manipolazione di fatto nei quaderni, e non si dice mai, per esempio, che le minoranze, e io parlo della minoranza albanese, non tanto per mettere avanti, ma perché è stato così, le minoranze, e soprattutto quella a Brescia, è stata praticamente la componente repubblicana del risorgimento italiano. Tutti i capi di questa minoranza erano nati insieme nel collegio di Sant'Adriano, che era considerato la fucina del diavolo, e nella spedizione di Pisacane c'erano due personaggi, insomma, che erano
quindi la maggioranza dei tre che partivano, insomma, che, queste questioni non si dicono perché praticamente bisogna andare a specificare che qui il Partito Comunista, il grande sindacato, la sinistra nel suo complesso, perde perché ha rinunziato a queste questioni, perde perché ha rinunziato alla questione meridionale, e Gramsci non pensava al sud come fatto di arretratezza, guardava al sud come fatto della questione italiana, della democrazia italiana, e attraverso il Mezzogiorno che incominciava a riflettere sulla questione del socialismo in Occidente. Dunque, questioni di grande importanza che stanno dentro quella parola d'ordine, ed oggi naturalmente di questo non si parla proprio in nessun modo, e si parla di una situazione in cui in qualche modo questo stiamo riprendendo quota, stiamo facendo questo, stiamo le chiacchiere che sentiamo ogni mattina. La verità vera è che noi siamo oggi di fronte al fatto che questo Mezzogiorno o trova, ricompone un'idea, diciamo, di sviluppo diverso, e quindi io avevo fatto questa specie di proposta della regione ionica del Mediterraneo, che collegasse, diciamo, le forze della povertà in un disegno di altro tipo di Europa, non vedere la questione come fatto di cassa del Mezzogiorno del Mediterraneo, come luogo in cui gli uomini e le donne più povere, che ha distrutto questa mondializzazione, che trovano il modo come continuare una battaglia contro un'Europa che sta portando alla rovina tutto. Questo mi pare il problema che abbiamo davanti. Ed io sono convinto che, insomma, lascio qui, perché ripeto, non posso fare un discorso più organico, insomma, che invece andrebbe fatto, e io propongo che venga fatto un incontro su questi temi per poter dare un contributo in più rispetto a processi che stanno andando avanti. Mentre si fanno tutte queste questioni, si parla di elezioni, si parla di tutto il resto. Allora io consiglierei a noi stessi, insomma, consiglierei a tutti di moderare un po' gli entusiasmi sulle alleanze con pezzi di partito che nascono da scissioni dei gruppi parlamentari, per essere concreti, e invece pensare a come noi costruiamo una ipotesi alternativa che dà un'altra visione di questo mondo che sta sprofondando nella sabbia mobile dell'immoralità. In questo senso io vi auguro anche un lavoro conclusivo positivo in questo senso, e spero davvero che ci vediamo con, non dico un buona volontà, che adesso c'è anche questa questione del Papa che passa come segretario del Partito Comunista. O i marxisti o coloro i quali pensano veramente che incominciano a riflettere dove vanno, oppure continuiamo il tran tran di tutti i giorni. Ora, i giovani possono anche stare a vedere il tran tran, quelli come me purtroppo non possono aspettare a lungo, vorrebbero vedere qualcosa di concreto molto prima. Grazie. Ringraziamo il compagno Mario Pinetti, sempre lucido nella sua analisi storica attuale, e passiamo la parola al compagno che è iscritto a parlare, Leo Lucera. Grazie. Antonio pensa bene a seguire, c'è Paolo la prima. Okay. Altri compagni che vogliono escludere e parlare si scrivono subito. Buonasera compagni, spero di non rubarvi molto tempo e di non infastidirmi nemmeno. Io sono venuto dietro l'invito di Pino Siclari, ma anche se non l'avessi avuto sarei venuto lo stesso, anche di fronte al manifesto che annunciava l'iniziativa, però gradito moltissimo che il compagno Siclari mi abbia invitato. Io farò un breve intervento, poi casomai mi dite di stringere, io stringerò, ma puramente politico. Non mi avventuro in considerazioni storiche, in considerazioni intellettualistiche o concettualistiche,
perché so che di questo siamo morti. Io sottolineo un aspetto prima di tutto, perché poi sarà il nucleo del mio ragionamento. Siamo partiti 100 anni fa, con la rivoluzione russa, che è avvenuta nonostante ci fossero una miriade di partitucoli. Lì il soggettivismo, sottolineato da Gramsci e da Lenin, riuscì a prevalere, perché il soggetto conta moltissimo nella rivoluzione. Vado per semplificazione perché sennò perderei molto tempo. Riuscì praticamente la grande preeminenza di Lenin, la grande statura e le circostanze storiche nelle quali le cose si verificarono, a riunificare, per così dire, a saltare a pie pari tutta quella frantumazione e andare alla rivoluzione. Di fronte alle truppe bianche i compagni reagirono come un solo uomo. Finita la minaccia alla rivoluzione, ricomparve la lotta intestina all'interno del partito. In pochi anni si arrivò alla decimazione, alla carneficina dei compagni. Il compagno Gramsci, che aveva salutato la rivoluzione d'ottobre con un grande articolo allora su Ordine Nuovo, un articolo che commuove e impressiona per la sua profondità, per la sua sensibilità, per la sua grande cultura marxista e umanistica anche, salutava questo grande evento augurandosi addirittura che persino i carcerati dell'Unione, quella che sarebbe stata l'Unione Sovietica, avevano accettato di aprire le galere ai prigionieri e di restare ai prigionieri politici e di restare invece dentro loro stessi e sorvegliandosi a vicenda e riconoscendo il loro dovere di pagare un tributo alla società verso la quale avevano sbagliato, sebbene fosse già superata. Gramsci in pratica salutava la rivoluzione come quella occasione, perché poi per Gramsci la storia, insieme ad altri, a Benjamin e ad altri, era una possibilità di costruire l'uomo nuovo. E quest'uomo nuovo comunista avrebbe dovuto produrre il mondo nuovo. Più in là, col tempo, di fronte agli accadimenti e ristretto nelle carceri, riflette molto a lungo su questa questione, che poi permea e attraversa tutti i quaderni, la costruzione del partito. È soprattutto una domanda sulla quale ruota tutta la ricerca e la disperazione gramsciana, che era già comparsa nelle tesi su Feuerbach di Marx. Chi educherà l'educatore, si poneva Gramsci, cioè chi riuscirà a fare del partito il vero motore della rivoluzione, il vero motore della costruzione dell'uomo nuovo. Beh, noi abbiamo assistito ad un processo storico che ha attraversato 100 anni, sicuramente il più grande evento del XIX secolo, evento positivo perché poi di eventi negativi abbiamo avuto la prima e la seconda guerra mondiale, meglio non parlare, tutte scatenate dal capitale e dall'imperialismo, che sta preparando la terza, ma come diceva Einstein la terza sarà combattuta con delle armi che conosciamo, la quarta invece sarà combattuta con le fionde, perché è questo che stanno preparando. Forse non ci arriveranno alla quarta e forse nemmeno alla terza, perché ormai le multinazionali, cioè il capitale multinazionale, ha interessi in tutto l'universo conosciuto, per cui avrebbe da perdere un po' dovunque, tant'è che ama le guerre locali, ma sicuramente non si avventurerà, speriamo, in una vicenda di questo genere. Beh, questo grande evento che ci ha dato una grande speranza ci lascia 100 anni senza nemmeno la speranza. Io condivido tutte le belle cose dette dal compagno Sigler nella sua relazione, tranne questa, che abbiamo una speranza. Io francamente
non ce l'ho. O, come diceva Gramsci, l'ottimismo della volontà, ma ho tutto intero il pessimismo dell'intelligenza. Non usciremo da questo stato di cose se non indicheremo quali sono, qual è la malattia che ci ha portato, quante sono le malattie che ci hanno condotto a questa gravissima sconfitta. Qui finora non l'ha indicato nessuno, nemmeno il compagno Sinclair. Giustamente lui faceva una relazione positiva, propositiva, un appello ad unirsi intorno ad una forza comunista per creare una nuova ripartenza, e quindi doveva per forza porsi in questi termini. Ma io mi avventuro soltanto ad accennare due questioni, ed è bene che ce le diciamo chiare e dirette. Noi siamo morti per avere accettato l'elettoralismo e il parlamentarismo occidentale. Questo ci ha portato ad una malattia intestina viscerale insuperabile, della quale ancora forse non abbiamo preso piena coscienza, che si chiama opportunismo, carrierismo, trasformismo e personalismo senza limiti. Questa è una malattia che non ha risparmiato nessuna forza della sinistra. O ripartiamo da questo e capiamo che anche la frantumazione odierna, attuale, nasce da questa grave, da questo grave malanno, da questa vera e propria epidemia che ha colto tutta la sinistra, o non ripartiremo, perché anche in questo momento, pur di non discutere in profondità delle nostre questioni, stiamo ricorrendo ancora una volta al discorso dell'emergenza eterna. Ora non si può fare perché ci sono le elezioni amministrative, poi non si può fare perché ci sono quelle provinciali, poi non si deve parlare perché ci sono quelle politiche, poi c'è sempre un avversario nascosto dietro l'angolo che ci può uccidere e contro quello dobbiamo sempre essere uniti. Questa strategia dell'eterna emergenza ci ha condotti alla sparizione. O riprendiamo la questione dalle radici o non usciremo vivi dal punto di vista politico da questa vicenda. Vi ringrazio moltissimo. Allora, il compagno pensa bene, è un dipendente della società Hitachi e parla in rappresentanza di un'area, il sindacato è un'altra cosa, e la CGL. Sì, buonasera compagni e compagne, sì, sono della CGL, sì, il sindacato è un'altra cosa, è una corrente della CGL che cerca di essere, diciamo, coerente e molto più vicina, diciamo, ai lavoratori di quanto sia l'apparato burocratico della CGL. L'altro giorno appunto parlavo con un compagno che è qua presente, il compagno Pino Morabito, e lamentavo a volte la scarsa sensibilità, diciamo, dei lavoratori anche quando il sindacato li sostiene nelle loro battaglie. E lui, che è stato un valoroso dirigente del Partito Comunista, si è anche arrabbiato e mi ha quasi riguardito e mi ha dato una lezione importante, perché mi ha detto: la colpa non è dei lavoratori, la colpa è la vostra, perché i lavoratori vanno istruiti. E io ho molto riflettuto su questo insegnamento e penso che anche le masse debbano essere istruite. Per questo trovo questa iniziativa veramente, diciamo, bellissima, perché purtroppo viviamo in un mondo che è ormai ingabbiato. Altrimenti non si riuscirebbe a spiegare perché, ad esempio, in una fabbrica costituita da 400, diciamo, operai, 400 lavoratori, che è una massa notevole all'interno di quella dinamica sociale, essi non riescono a influire in nessun modo, non solo per quanto riguarda
la vita della fabbrica, ma anche per quanto riguarda i loro stessi diritti. Ma è così anche nella società. Leo Nucera ha fatto prima qualche accenno. Ci sono intere masse che sono completamente disgregate e che sono alla mercé. Oggi è diventata la telecomunicazione l'oppio dei popoli, riescono a spostare l'elettorato, e purtroppo noi che dovremmo essere gli illuminati, illuminati non nel senso gli uomini della provvidenza come Renzi, ma quelli che hanno una certa sensibilità per la giustizia sociale, per i diritti, non riescono in alcun modo ad aggregarsi e ad influire sulle masse, e questo, guardate, è qualcosa di veramente sconfortante. Eppure io, cari compagni e compagne, ve lo dico, io ancora prima di leggere Gramsci, Marx, cioè io sono diventato comunista perché ho visto la differenza tra l'essere il figlio di un assessore e il figlio di un operaio. Sono rimasto, diciamo, comunista perché ho visto, diciamo, la difficoltà dei ragazzi come me, di ceti sociali più bassi, la difficoltà di accedere a livelli più alti di istruzione. Ancora oggi mi ricordo di essere comunista quando vedo che in una scuola pubblica ai bambini che non riuscivano, ai genitori che non riuscivano a pagare la retta, ai bambini viene dato pane e olio. Me lo ricordo ancora oggi di essere comunista quando c'è una manifestazione contro la guerra e io in quelle manifestazioni riesco a riconoscere i volti, diciamo, dei compagni che ritrovo sempre, diciamo, in queste occasioni. Però ho anche la consapevolezza che viviamo veramente in un mondo difficile, in un sistema che è una dittatura travestita da falsa democrazia. I media oggi ci portano gli Stati Uniti come esempio di democrazia nel mondo, eppure non sanno che cosa succede negli Stati Uniti. Non esiste lo Stato sociale, ci sono quartieri completamente in mano al crimine con la gente che muore, non hanno assistenza sociale, eppure loro hanno la presunzione di voler esportare questo tipo di democrazia e questo modello. E la cosa più sconfortante è che ci stanno riuscendo. Io non lo so cosa succederà, non sono bravo né a fare previsioni o teorie, però io continuerò a essere comunista e spero veramente che ci sia la possibilità di cambiare questo sistema, che è un sistema, diciamo, che distrugge l'individuo, distrugge le persone e porterà sicuramente la terra alla distruzione. Grazie, scusate. Ringraziamo il compagno Renzi. Adesso si è iscritto a parlare il compagno Labrini. Gli chiediamo, visto che i tempi, se può sintetizzare 5-6 minuti. A te bastano poche parole, grazie. Compagni, quest'anno, come ben sapete, cadono diversi anniversari che ci riguardano politicamente e credo anche emotivamente. La rivoluzione russa del 1917, la morte di Gramsci nel 1937 e quella più recente del comandante Ernesto Guevara, assassinato in Bolivia proprio 50 anni fa. Ma ve n'è un altro, credo passato mass mediaticamente sotto silenzio quasi. Si tratta della pubblicazione avvenuta ben 150 anni fa del primo libro del Capitale nel 1867 ad opera di Karl Marx. La prefazione alla prima edizione reca infatti la data e il luogo di quell'anno, Londra, 25 luglio 1867. Non credo quindi di andare troppo fuori tema nel parlare per qualche minuto nei limiti del tempo che mi è stato concesso del Capitale, la cui genesi sta secondo me alle fondamenta di quel processo storico che portò 50 anni dopo agli avvenimenti dell'ottobre, di cui stasera parliamo. Il capolavoro di Marx, recita la quarta di copertina di un'edizione di qualche anno fa, spietate al tempo stesso scientifica analisi della società capitalistica nelle sue profonde contraddizioni, è una lettura indispensabile per chi non voglia sentirsi estraneo al mondo contemporaneo, e che è utile anche per comprendere proprio gli avvenimenti storici che oggi qui trattiamo. La ricchezza della società, nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico, appare come un'immensa raccolta di merci. Comincia proprio così il Capitale, e con questa frase, direi illuminante, Marx ci introduce allo studio del sistema capitalistico. Molti storceranno il muso nel sentire parlare del Capitale di Marx. Si tratta di anticaglie, diranno. Ricordo una pubblicità, credo che fosse di una società di assicurazioni,
in cui una bambina in barca con i genitori leggeva il Capitale come se si trattasse di una favola. Altro che favola, compagni, si tratta della realtà. Un'immensa raccolta di merci, si diceva, ma ottenuta a quale prezzo? Sfruttamento di miliardi di uomini, soggiogati dalla spietatezza delle condizioni di lavoro, dall'esiguità dei salari o peggio, come nella crisi che stiamo attraversando, dalla disoccupazione. Era vero certo 150 anni fa, 100 anni fa all'epoca della rivoluzione russa, ed è vero, è noto, è non sotto gli occhi di tutti anche oggi. Oggi infatti che la crisi, l'ennesima del capitalismo, ha lasciato sotto le sue macerie non solo i posti di lavoro, le condizioni materiali di vita, ma anche, e questo è l'aspetto più deteriore, la coscienza dell'uomo. Anzi, credo che la realtà attuale sia peggiore di quella di 100 anni fa. Nel 1917 alla rivoluzione si pervenne dopo un processo storico che aveva visto, specie nella nostra Europa, enormi masse di lavoratori, certo a vario titolo, unirsi per chiedere migliori condizioni di lavoro, di salario e più in generale di vita, spinti a ciò dal ruolo avuto dai partiti comunisti, dagli intellettuali che, richiamandosi a Marx e al suo capolavoro, guidavano quelle masse. Oggi, compagni, quello che bisogna è ricostruire la coscienza dei lavoratori. Bisogna, come fa il ragno, ricominciare a tessere le fila di quella ragnatela che è l'educazione, la culturazione dei lavoratori. Ed è questo che sta facendo, secondo me, sia pure tra mille difficoltà, il nostro partito, il PCL. Il partito deve essere il faro illuminante in una notte di tempesta. Se veramente si vuole giungere a un cambiamento, intendo un superamento del capitalismo in vista di una società nuova, solidale, uguale e giusta, bisogna partire da questo. Lo studio individuale e collettivo, la solidarietà, costituiscono, secondo me, la fondamenta per la costruzione della coscienza di massa, che è propedeutica a qualsiasi tentativo di cambiamento, di costruzione del socialismo. Ed è quanto Marx diceva proprio in quella prima edizione del Capitale, al lettore tedesco, e che è valida, io credo, per ciascuno di noi. De te fabula narratur, si parla proprio di te. Grazie. Grazie compagno Pini. Credo che ci sia l'ultimo intervento del compagno Lillo Neri e poi se il compagno Lillo Neri ci usa la cortesia di fare un'estrema sintesi di quello che vorrebbe dire, così facciamo concludere il compagno. Anzi, bravissimo, non so se sono all'altezza di rispondere questo sentimento. Praticamente io partecipo a questa grande manifestazione con un infinito dolore, diciamo, ma con una forza di partecipazione veramente sovrumana, perché essere partecipe in questo tra il 1900 e il 2017 di tutto questo periodo storico, ed essere anche, diciamo, è privilegiato di avere potuto in questo terzo millennio ricevere tutti questi insegnamenti della storia. Cioè, della storia significa, cioè, che i protagonisti come Gramsci, come Lenin e come Karl Marx hanno dato a noi questo dono da cui poter ricominciare nelle condizioni più sfavorevoli possibili, dove l'uomo viene cioè sottomesso continuamente, diciamo, violentissimamente nel suo vivere quotidiano dalla nascita. Io mi sento, diciamo, di avere il patrimonio di essere un lavoratore, con la mia forza intellettuale o pratica, avere dei principi, non avere bisogno di truffare il prossimo e soprattutto non essere truffato dallo Stato. Tutto questo enigma, queste costruzioni che partono da millenni, cioè che l'uomo è un cittadino che partecipa alle cose, ma viene, diciamo, strumentalizzato al punto che deve disconoscere la propria identità. L'orgoglio di partecipare, di difendere la rivoluzione russa del 1900, che non è un evento solo, è questo evento che si ferma lì, che doveva produrre e produrrà
sarà un cervello produttore della rinascita e del superamento dei problemi negativi del mondo, perché Dio in 7 giorni ha fatto tutto quello in maniera splendida, e noi possiamo distruggere o farci distruggere da un protagonista, diciamo così, insignificante, qual è un altro uomo che ha il demonio addosso. E cioè mi sento gratificato proprio di avere potuto esprimere a pieni polmoni questo mio, diciamo, sentimento. Io ho subito gravi ingiustizie durante la mia vita, ho subito gravi ingiustizie sia dal punto di vista, però ritengo di essere forte e non dimettermi dall'avere speranza, perché questa speranza nasce dal mio sangue e dal mio DNA, che parte dalla mia famiglia. Ognuno abbiamo delle storie che si uniscono, uomini e donne, perché ho visto delle donne, ho sentito un altro intervento, che le donne nel loro sommerso hanno fatto parte, sempre tenuto su la società. Questa società di cui io, cioè anche in negativo, non voglio pensare che si risolva dall'oggi al domani, dal tragico, si risolva la situazione da un momento all'altro, però cioè ricordare Che Guevara, che ha dato la sua vita, forse non era necessario che fosse un eroe, perché poteva anche essere anche più fruttuoso anche in vita, evitare, diciamo, certi pericoli imprevisti. Sarebbe ancora tra noi, non lo dovremmo ricordare, però lascio la parola. Quello che non ho detto, pensatelo voi. Ringraziamo il compagno Milioneri, passiamo la parola al compagno Parrando, che chiuderà questa bellissima iniziativa. Veramente grazie a tutti i compagni che hanno partecipato, grazie. Ma cari compagni e care compagne, innanzitutto ringrazio tutti i presenti. Questa è la terza iniziativa nazionale che facciamo sul centenario della rivoluzione d'ottobre. Devo dire che complessivamente il bilancio è stato molto positivo in termini di partecipazione, ricchezza di discussione, e anche questa iniziativa a Reggio Calabria conferma nel modo più evidente questo bilancio. Naturalmente, nei tempi che sono consentiti dall'economia della nostra discussione, vedo di riassumere quelli che a me pare siano gli elementi essenziali della nostra riflessione, che sono stati posti e anticipati in forma diversa, da versanti diversi, da tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Il primo compagno che è intervenuto, credo di ricordare il nome, il compagno Azzarà, che ringrazio per la presenza, per la rappresentanza dell'AMPI in questa nostra iniziativa, citava Orwell, e indirettamente attraverso Orwell poneva l'interrogativo, che traduco così: ma cosa fu l'essenziale della rivoluzione d'ottobre? Perché il fallimento dell'Unione Sovietica? Al primo interrogativo risponderei in questi termini: l'essenziale della rivoluzione russa fu la democrazia dei lavoratori e il programma della rivoluzione socialista internazionale. La democrazia dei lavoratori è innanzitutto la democrazia del Partito Rivoluzionario, perché vorrei ricordare, contro tanti luoghi comuni abusati soprattutto dalla storiografia dello stalinismo, che il partito che diresse la rivoluzione russa e conquistò il potere fu in tutta la sua storia una grande scuola di libertà. Il centralismo democratico comportava l'unità d'azione sulla scelta democraticamente definita a maggioranza,
ma per arrivare a quella scelta c'era il più libero confronto delle opinioni a tutti i livelli nel partito. Prima della rivoluzione, durante la rivoluzione, negli anni del potere rivoluzionario dei soviet, del potere degli operai e dei contadini. Vorrei ricordare che se fare o non fare la rivoluzione russa, se fare o non fare l'insurrezione nell'ottobre, fu oggetto di aperto confronto e battaglia nel gruppo dirigente del partito. E se Lenin, che inizialmente era minoranza con le sue tesi d'aprile, riuscì a diventare maggioranza, fu certo perché Lenin era molto capace, ma anche perché quel partito era un partito libero, che consentiva a una minoranza di lottare per convincere la maggioranza alle proprie idee. Il progetto della rivoluzione socialista internazionale, contro il luogo comune che volle la rivoluzione russa come un fatto russo, una specificità nazionale, secondo il culto apologetico nazionalista dello stalinismo, la rivoluzione russa si concepì non solo in funzione della rivoluzione socialista internazionale, ma come inizio della rivoluzione socialista internazionale. La terza internazionale comunista, che fu fondata nel 19, venne concepita come partito mondiale della rivoluzione socialista. Nella Costituzione sovietica del 1918, uno dei primi articoli era il giuramento di fedeltà alla prospettiva della rivoluzione socialista internazionale. Nel giuramento di arruolamento all'Armata Rossa, nell'eroica difesa della rivoluzione d'ottobre contro 14 eserciti stranieri delle democrazie capitalistiche che cercavano di soffocare nel sangue quella rivoluzione, c'era tra le prime clausole il giuramento di fedeltà del militante dell'Armata Rossa alla prospettiva del proletariato internazionale. Questo era la cultura e lo spirito profondo della rivoluzione russa. Lo stalinismo uccise entrambi. Distrusse prima la democrazia del partito, poi la democrazia dei soviet, poi la prospettiva della rivoluzione socialista internazionale e concluse la sua operazione in difesa dell'interesse della burocrazia sovietica, sciogliendo l'internazionale comunista prima e restaurando il capitalismo dopo. Perché vorrei che fosse chiaro un elemento, fermo restando che l'imperialismo e il capitalismo hanno lavorato da sempre, dal 1917, per rovesciare l'Unione Sovietica e restaurare il capitalismo. Non vi sarebbero riusciti senza la sponda determinante della burocrazia dirigente dell'Unione Sovietica, che si sviluppò negli anni nel quadro dell'isolamento drammatico della rivoluzione russa e sullo sfondo della arretratezza politica e culturale della Russia che la rivoluzione d'ottobre aveva ereditato. Questo corpo parassitario della burocrazia prima logorò dall'interno le basi materiali della rivoluzione attraverso la zavorra dei suoi privilegi, i negozi speciali, le ville sul Baltico, i conti fissi in banca per cui i burocrati potevano spendere individualmente con le loro famiglie quello che volevano, intanto poi lo Stato con risorse pubbliche colmava il buco, diciamo, di bilancio dei singoli burocrati. Poi con la restaurazione del capitale, perché vorrei si ricordasse che i capitalisti che oggi regnano nell'ex Unione Sovietica o nella nuova Cina capitalista erano i burocrati di ieri. Il Chernomyrdin, che ogni 7 novembre celebrava, diciamo, le virtù della rivoluzione russa nella Piazza Rossa, divenne il più grande capitalista privato dell'industria del gas in Unione Sovietica. I mandarini miliardari cinesi che oggi costruiscono le proprie scalate finanziarie in giro per il mondo vengono direttamente o indirettamente dal ceppo della burocrazia privilegiata stalinista della Cina post-staliniana, e potremmo prolungare gli esempi, come dire che lo stalinismo è stato da tutti i punti di vista un fenomeno tragicamente controrivoluzionario.
prima ha distrutto il programma della rivoluzione socialista, poi ha distrutto le basi materiali dell'Unione Sovietica. Quello che il capitalismo ha ereditato, l'ha ereditato anche e soprattutto dai crimini compiuti dallo stalinismo. Detto questo, pensavano 30 anni fa che con la restaurazione del capitalismo fosse finita la storia. Fu celebrato questo mito da tutti i versanti della cultura dominante d'Occidente, ahimè anche da tanti versanti della sinistra politica occidentale. Si disse: è fallita l'Unione Sovietica, quindi è fallito il socialismo, con un'equiparazione tra comunismo e stalinismo che paradossalmente assumeva proprio l'autorappresentazione storica dello stalinismo, che si presentava come continuità dell'ottobre e continuità del leninismo. E poi, soprattutto, con l'enfasi sulla nuova era aperta dalla globalizzazione capitalistica, l'apologia del capitalismo come fine della storia, il migliore dei mondi possibili, l'unico mondo possibile che avrebbe portato un'era di pace, di prosperità e di progresso. Abbiamo tutti ascoltato 30 anni fa a reti unificate questo messaggio politico-culturale. Cosa rimane 30 anni dopo? 30 anni dopo rimane una montagna di macerie di questa propaganda, perché tutti i caposaldi di questa propaganda hanno avuto la smentita clamorosa dei fatti. Si era detta una nuova fase di sviluppo economico nel mondo e noi siamo in presenza da un decennio della più grande crisi del capitalismo negli ultimi 80 anni, con una gigantesca sovrapproduzione di merci e capitali che ha innescato una gigantesca distruzione di forze produttive, umane e materiali, al punto che i grandi apologeti della nuova era di sviluppo sono lì a discutere se siamo alla vigilia o meno di una possibile stagnazione secolare dell'economia del mondo. Lo dicono i sacerdoti di 30 anni fa, forse hanno da questo punto di vista un minimo di credibilità. Secondo, avevano preannunciato una nuova era di pace, non si disse così. Una volta crollata l'Unione Sovietica, tutto l'orizzonte dell'umanità sarà un orizzonte di pace indefinita, avrebbero detto sulla scia di Kant. Bene. Oggi siamo in presenza di un dispiegamento, di una nuova corsa, di un nuovo sgomitamento senza risparmio di colpi tra le nuove potenze imperialistiche, anzi tra le potenze imperialistiche vecchie e nuove, per la spartizione delle nuove aree di influenza nel mondo. E attenzione, quello che sta avvenendo sui mari del Pacifico a proposito della crisi coreana, o quello che sta avvenendo attraverso la nuova corsa agli armamenti in giro per il mondo, che stanno gonfiando tutti i bilanci militari, da quello del Giappone a quello della Germania, il rilancio degli sciovinismi nazionalisti, dei protezionismi, delle vecchie bandiere storiche dell'imperialismo per la conquista dei mercati. Attenti, non è semplicemente una somma di fatti di cronaca, rischia di essere uno squarcio sul profilo del secolo che si va avvicinando. E terzo, avevano detto che ci sarebbe stata una nuova era di democrazia e ci troviamo 30 anni dopo coi Trump, coi Macron, coi Renzi, coi Babis, coi Kurz. Non c'è democrazia borghese al mondo che di fronte alla crisi sociale e capitalistica e all'impossibilità di redistribuire ricchezza e quindi di espandere il consenso non ricorra a nuove forme di populismo e bonapartismo. E i vecchi sacerdoti della democrazia dell'89 sono tutti lì a interrogarsi, l'ha fatto Ezio Mauro sulle colonne di Repubblica, su questo intreccio di populismo e bonapartismo come segno della malattia della democrazia contemporanea. Lo dicono loro, c'è da crederci, e potremmo prolungare gli esempi. Che cosa dicono questi esempi? Dicono una cosa molto semplice: che non è vero che col crollo dell'Unione Sovietica
è morto il Novecento, come ci disse Fausto Bertinotti, per chi ha vissuto quella stagione politica all'interno del Partito della Rifondazione Comunista per quasi 20 anni, con l'unico scopo di rimuovere assieme al Novecento anche le radici dell'Ottobre. E viene invece un'altra cosa, che col crollo dell'Unione Sovietica siamo ritornati alle primissime pagine del Novecento, quelle che precedettero la rivoluzione russa, quelle contro cui si sviluppò la rivoluzione russa. Ed esattamente come nei primissimi anni del Novecento, lo spazio delle riforme sociali della democrazia liberale si restringe progressivamente e l'alternativa di prospettiva storica all'orizzonte presenta un bivio molto semplice: o la rivoluzione o la reazione, o la messa in discussione di un sistema capitalistico al mondo che non ha più niente da offrire ma solo da togliere alle giovani generazioni, oppure la rassegnazione a una regressione storica progressiva delle condizioni materiali di vita, dei livelli di cultura e di civiltà. Questa è la cornice della situazione attuale. E che questa sia la cornice della situazione attuale lo dimostrano paradossalmente proprio quei gruppi dirigenti della sinistra politica che negano questo bivio, che dicono che così non stanno le cose. Noi ci siamo trovati confrontati in questi 20-30 anni a un'obiezione molto semplice, che credo ciascuno di noi abbia sperimentato anche nei suoi colloqui, diciamo così, personali o di gruppo, di organizzazione. Voi siete ancora i nostalgici, ma voi siete ancora legati alla rivoluzione d'ottobre, voi siete incapaci di cogliere il nuovo clima dei tempi. Ora, cos'è il paradosso di questa accusa? Che questa accusa non è semplicemente falsa, è che capovolge esattamente la realtà. Perché la realtà è che il riformismo è inguaribilmente nostalgico. Nostalgico dei 30 anni gloriosi del secondo dopoguerra. Nostalgico di un tempo storico in cui da un lato il boom del capitalismo costruito sulle macerie di 50 milioni di morti della seconda guerra, dall'altro l'esistenza dell'Unione Sovietica come elemento di contrappeso al capitalismo e all'imperialismo aveva effettivamente creato uno spazio riformistico, aveva effettivamente indotto le classi dominanti d'Occidente a fare delle concessioni sociali e democratiche alla classe lavoratrice per vedere di disinnescare il rischio di una rivoluzione, per cui i partiti socialdemocratici o staliniani, comunque riformisti, presentavano per 30 anni la prospettiva e il programma delle riforme in alternativa alla rivoluzione d'ottobre, ma paradossalmente era stata la rivoluzione d'ottobre e l'eredità dell'Unione Sovietica a creare lo spazio delle loro riforme. Ora, è talmente vero tutto questo che una volta che è crollata l'Unione Sovietica, in combinazione col precipitare della crisi capitalistica internazionale, non solo abbiamo l'estinzione e la chiusura definitiva dello spazio storico riformista, ma abbiamo quei partiti socialdemocratici e riformisti che diventano coi loro governi i primi distruttori delle loro stesse riforme nell'epoca precedente. Così è avvenuto con Blair in Gran Bretagna, così è avvenuto con Schröder in Germania, così è avvenuto con l'esperienza del PDS, DS, PD e il centro-sinistra italiano in Italia, se non esattamente questo. E purtroppo tutto questo è avvenuto anche col ciclico coinvolgimento e con responsabilizzazione politica di quei partiti della sinistra europea che erano nati 15 o 20 anni fa, a seconda delle situazioni, a sinistra delle socialdemocrazie, che avevano giurato che avrebbero ripreso le bandiere riformiste lasciate cadere dalle socialdemocrazie, che invece sono finiti uno dopo l'altro con l'essere corresponsabilizzate in termini sempre più subalterni alle politiche controriformatrici delle socialdemocrazie medesime. Non voglio aprire grandi parentesi, ma cosa ci dice l'esperienza del Partito della Rifondazione Comunista, che nacque come cuore dell'opposizione all'inizio degli anni 90 e finì 15 anni dopo fra le braccia di Romano Prodi
con tanto di sottosegretariati, ministeri e cariche istituzionali, a votare le controriforme politiche e sociali di quel governo, a votare la più grande riduzione dei profitti, delle tasse sui profitti delle banche e delle imprese che si ricordi negli ultimi decenni. L'IRES passata dal 34,5% al 27% per dare l'ordine di grandezza. E che cosa ci dimostra l'esperienza in corso del governo Tsipras in Grecia? Sbaglio, era stato presentato un paio d'anni fa da tutti i gruppi dirigenti del riformismo europeo come il vessillo finalmente trovato di una riforma sociale e democratica del capitalismo in Grecia e in Europa. Sono passati appena 2 anni e questo sta gestendo uno dopo l'altro tutti i commi e i codicilli del programma della Troica, col plauso della Troica, con la benedizione della Troica, e oggi vanta il fatto che finalmente la Grecia è tornata sul mercato finanziario internazionale, che significa, detto in prova, che finalmente il capitale finanziario internazionale, cioè i pescecani della finanza capitalistica italiana, francese, tedesca, acquistano i titoli di Stato della Grecia, e acquistano i titoli di Stato della Grecia perché la Grecia è diventata finalmente credibile ai loro occhi, e la Grecia è diventata finalmente credibile grazie ai sacrifici di lacrime e sangue imposti dal governo Tsipras a larga parte della sua base sociale ed elettorale. E potrei proseguire con gli esempi. Il blocco di Izquierda in Portogallo, che vedo che gode, diciamo così, di ottima stampa sulle colonne del Manifesto o quant'altro, è nella maggioranza di governo a direzione socialdemocratica da circa 1 anno e mezzo e sta votando esattamente in questi giorni una legge finanziaria che abbatte del 30%, dico del 30%, gli investimenti nei servizi pubblici come fonte di finanziamento dell'aumento di 10 euro, dico 10 euro, delle pensioni minime. In compagnia tutto questo col Partito Comunista Portoghese, diciamo così, di inossidabile tradizione ideologica stalinista. È la realtà. Allora, cosa ci dicono questi esempi? Ci dicono 2 cose molto semplici. La prima cosa che ci dicono è che oggi andare al governo in Occidente dopo il crollo dell'Unione Sovietica è molto più facile che all'epoca in cui era in piedi l'Unione Sovietica. All'epoca in cui era in piedi l'Unione Sovietica, il Partito Comunista Italiano ebbe difficoltà a entrare nel governo Andreotti di solidarietà nazionale perché c'era il fattore K, perché c'era Carlino, perché c'era un rapporto bipolare sulla scena internazionale che faceva da impedimento a questo accesso. Adesso, una volta che è crollata l'Unione Sovietica, è stato restaurato il capitalismo, puoi anche chiamarti comunista senza esserlo, come accadeva in passato, e non ci sono problemi ad accedere al governo. Ci sono tutte autostrade. Quando la borghesia ha bisogno, ricorre al soccorso a sinistra, fuori discussione. Ma questi partiti cosiddetti comunisti, che entrano nelle stanze dei bottoni dei governi borghesi, nei comitati d'affari della borghesia, come diceva Marx, non è che c'entrano come garanti delle riforme in cambio della rinuncia alla rivoluzione, come avveniva negli anni 30 o nell'immediato secondo dopoguerra. C'entrano direttamente come garanti delle controriforme. C'entrano come garanti della continuità delle politiche di rapine e di austerità quando la borghesia con i suoi soli partiti non riesce a gestire la continuità di queste rapine. Ma se così stanno le cose, allora vuol dire che l'esperienza stessa di questi partiti ci dimostra che l'alternativa di prospettiva o è un'alternativa anticapitalistica e rivoluzionaria o è la rassegnazione alla regressione sociale di cui loro stessi sono parte in causa e soggetto coinvolto. E questa stessa conclusione viene proposta dall'esperienza concreta della lotta di classe nel nostro paese, in Europa, nel mondo. Mi ha colpito l'intervento che ha fatto il compagno rappresentante dell'opposizione interna, chiamo così perché così è, giustamente, alla politica della burocrazia sindacale della CGIL, perché tocca un elemento di verità, che è anche una risposta anche qui a un'obiezione a cui ci siamo confrontati per parecchio tempo. L'obiezione, anche questa propria del senso comune di tanti, è quella che sostanzialmente ci ha detto e ci dice in anni e decenni: ma voi siete ancora lì a proporre un programma rivoluzionario, il programma di un nuovo ottobre, e avanzate questa proposta programmatica così radicale
nel quadro di un arretramento del movimento operaio, dei rapporti di forza, ma c'è uno scollamento totale tra la proposta che avanzate e la realtà concreta che tutti i giorni osserviamo. Il problema non è di avanzare un programma radicale rivoluzionario, ma è di avanzare un programma di rivendicazioni immediate, concrete, tangibili. C'è l'eco, diciamo. Ora, naturalmente, tutti noi che siamo impegnati quotidianamente sulla frontiera della lotta di classe partiamo tutti dalle rivendicazioni immediate, concrete e tangibili, salvo aggiungere un piccolo particolare, che in questa epoca storica, nel quadro della crisi capitalistica, non c'è nessuna di queste rivendicazioni che si mostra compatibile con la salvaguardia di questo sistema sociale. Non è sempre stato così. Nei 30 anni gloriosi del secondo dopoguerra, quando c'era il boom economico e c'era il contrappeso dell'Unione Sovietica, separare il programma minimo dal programma massimo era una cosa possibile. Il programma minimo era la lotta per i miglioramenti quotidiani sul salario, sull'orario, sui diritti sociali. Il programma massimo era il programma presentato nei comizi della domenica, peraltro sempre più vuoti e retorici, e tu riuscivi a tenere questo equilibrio. Era una politica di conservazione mascherata dell'ordine capitalistico, ma era una politica che aveva una base materiale, una base di manovra entro cui operare. Perché? Perché era possibile strappare dei miglioramenti graduali nel quadro delle condizioni date. Oggi è la stessa cosa? No, oggi non è la stessa cosa. Oggi non c'è una sola seria rivendicazione del vecchio programma minimo del movimento operaio che non cozzi immediatamente col quadro delle compatibilità del sistema. Potremmo fare un sacco di esempi. Primo esempio, la questione della riduzione dell'orario di lavoro. È una rivendicazione del vecchio programma minimo del movimento operaio ed è una rivendicazione più che mai sacrosanta oggi. In Europa abbiamo il 26 milioni di disoccupati e chi rimane occupato si vede allungare progressivamente il proprio orario di lavoro giornaliero, settimanale, annuale attraverso la riduzione delle ferie, di vita attraverso l'aumento progressivo dell'età pensionabile fino a 70 anni. E quindi oggi devi batterti per la riduzione generale dell'orario di lavoro ed è scandaloso che tante organizzazioni politiche e sindacali della sinistra non lo facciano. Bene, ma in questa situazione di crisi capitalistica e di competizione internazionale tra i capitalisti per la spartizione delle zone di influenza, in cui allungare l'orario di lavoro dei propri salariati diventa una delle voci della concorrenza internazionale, quella rivendicazione della riduzione d'orario ha una prospettiva solo se si coniuga una prospettiva anticapitalista, solo se viene ricondotta la messa in discussione strutturale del sistema, altrimenti diventa flatus vocis, come dice il vecchio adagio, diventa una petizione del tutto astratta e impotente o addirittura viene rimossa, tanto è vero che diverse sinistre riformiste che rimuovono la prospettiva anticapitalistica rimuovono anche oggi la battaglia per la riduzione d'orario. E questo viene su ogni altra questione. L'aumento della spesa in pensioni, istruzione, sanità, servizi, non è una vecchia rivendicazione del programma minimo del movimento operaio, mica tocca i rapporti di proprietà, riguarda la redistribuzione della ricchezza. Bene, oggi non c'è una sola rivendicazione di ampliamento della spesa sociale su una sola di queste voci che non evochi immediatamente l'obiezione. Ma come è possibile con questo enorme debito pubblico? Ed effettivamente il debito pubblico che è stato alimentato dalla crisi capitalistica, dalla riduzione delle tasse sui capitalisti e sui loro profitti, dall'aumento delle risorse pubbliche spese a sostegno dei profitti privati, perché il debito pubblico è questo, è difficilmente compatibile con l'aumento della spesa. Ma che cos'è il debito pubblico? Il debito pubblico è la somma degli interessi che paghiamo ogni anno alle banche, alle compagnie d'assicurazioni che hanno investito in titoli di Stato. È un gigantesco trasferimento di ricchezza ed esattamente per pagare il debito pubblico in Italia 70 miliardi ogni anno di soli interessi sul debito pubblico alle banche che hanno acquistato i titoli che si chiede ai lavoratori di rinunciare alla pensione, all'istruzione, alla sanità, ai servizi e quant'altro. Che cosa significa questo?
significa che o ti batti per l'abolizione del debito pubblico verso le banche e allora liberi le risorse necessarie e sufficienti per investire sulla sanità e pensioni, oppure se accetti le colonne d'Ercole insuperabili del debito pubblico sei costretto a rinunciare a quest'altra rivendicazione elementare del movimento operaio sindacale. Ripeto, possiamo prolungare gli esempi. Cosa significa tutto questo? Significa che oggi un programma minimo ha una prospettiva solo se è legato a una prospettiva rivoluzionaria e anticapitalistica. Perché badate bene, l'abolizione del debito pubblico verso le banche e la nazionalizzazione delle banche, che è un risvolto obbligato dell'abolizione del debito pubblico verso le banche, furono realizzate un secolo fa, guarda caso, dalla rivoluzione russa. Furono tra i primi provvedimenti del governo operaio e contadino dopo l'ottobre. E oggi vengono riproposte, guarda caso, un secolo dopo, dalla crisi del capitalismo contemporaneo. Ma c'è un'altra obiezione che viene avanzata. Ed è quella di dire, vabbè, adesso possiamo anche essere abbastanza d'accordo su quello che dice, però sono tutte correlazioni logiche più o meno astratte. Noi abbiamo bisogno per la nostra gente, i lavoratori, i precari, i disoccupati, di strappare dei risultati concreti, non di ridurre tutto alla propaganda di un programma radicale e rivoluzionario. Ora, questa questione dei risultati concreti e questo tipo di obiezione merita una risposta seria, perché l'obiezione è seria. Ma questa obiezione, che evoca apparentemente un principio di realismo, rimuove l'elemento di realtà, cioè la realtà dell'esperienza. Cosa ci dice la realtà dell'esperienza? Ci dice due cose: che in questi 30 anni non c'è stato un solo governo dei famosi governi democratici, progressisti, riformatori e quant'altro che abbia realizzato un solo punto, dico uno solo, del programma minimo che era stato presentato e annunciato in occasione delle elezioni. E viceversa, tutti i risultati concreti che sono stati strappati, purtroppo pochi, precari, parziali, ma tutti i risultati concreti che sono stati strappati, quando sono stati strappati, non sono stati strappati per generosità di questo o quell'altro governo progressista. Sono stati strappati sul terreno della lotta di classe. Sono state il sottoprodotto di ascese più o meno radicali dell'opposizione sociale e politica di massa ai governi borghesi. Questa è la realtà. Se in Francia si va ancora in pensione a 60 anni, non è mica per grazia ricevuta di questo o quell'altro governo. È per un'altra ragione, perché tutte le volte che i governi borghesi di ogni colore hanno cercato di mettere le mani sulle pensioni, si sono ritrovate davanti a sé non le 3 ore di sciopero riservate dalla CGIL al governo Monti, che sono letteralmente nulla, ma un'opposizione sociale prolungata, radicale, di massa, che ha intimorito la borghesia e l'ha indotta a recedere. Se in Francia abbiamo oggi una legge delle 35 ore, brutta, cattiva, con limiti, contraddizioni, ma pur sempre un elemento progressivo, tanto è vero che Macron cerca di sbarazzarsene definitivamente. Non è mica per il fatto che c'è stato qualche governo riformista, generoso e progressista. È per il fatto che nel 95 la classe operaia francese ha sviluppato 20 giorni di sciopero prolungato, oltranza, con occupazione di aziende, fabbriche, strade, ponti, evocando lo spettro di un nuovo possibile maggio 68. E la borghesia, per timore di un processo sociale inarrestabile e incontrollabile, ha fatto una sua concessione. Questo cosa ci dice? Ci dice quanto avesse ragione Trotsky in polemica con i partiti staliniani negli anni 30, e tra l'altro proprio in riferimento all'esperienza di Francia, quando disse che la borghesia è disponibile a concedere qualcosa solo quando ha paura di perdere tutto. Le riforme sociali sono sempre un sottoprodotto della rivoluzione. Tutta la stagione di riforme sociali che c'è stato nel secondo dopoguerra in giro per l'Europa è stato un sottoprodotto della rivoluzione russa, e così è sul terreno della dinamica dei rapporti di forza e della lotta di classe. E questo ci dice
che avanzare un programma rivoluzionario e battersi per una prospettiva radicale non è voltare le spalle ai risultati concreti. È l'unico modo di ottenere risultati concreti. E viceversa, se rimuovi quella prospettiva, se rimuovi la lotta radicale, se non ti poni in collisione con capitalismo e la borghesia, ti rassegni a perdere le conquiste del passato, non a realizzare nuove conquiste. E tutto questo è vero anche su un altro terreno, che è oggi centrale nello scontro politico, sindacale, a tutti i livelli, che riguarda il confronto e scontro con la reazione. Diversi compagni, e giustamente, hanno usato nei loro interventi toni allarmati rispetto al clima politico, reazionario, regressivo, barbaro, per molti aspetti che stiamo respirando, mi verrebbe da dire non solo in Italia, ma in Europa. E spesso questo clima, questo scenario evoca una certa obiezione alla nostra proposta. Dice, ma adesso si può essere d'accordo più o meno con la rivoluzione d'ottobre, ma parliamoci chiaro, qui stanno avanzando i fascisti, i xenofobi, la reazione, e noi stiamo a parlare della rivoluzione d'ottobre. Il primo problema è difendere la democrazia. Una volta che avremo difeso la democrazia contro la reazione, ci occuperemo di una prospettiva anticapitalista e socialista. Anche in questo caso è un argomento che sembra appoggiarsi su un buon senso, diciamo, su un elemento realistico, ma è un argomento che, come nei casi precedenti, rimuove la realtà. Intanto rimuove la realtà della storia, perché in tutta l'esperienza della storia di questo secolo noi abbiamo visto che tutte le volte che la democrazia è stata contrapposta al socialismo e il socialismo rinviato nella notte dei tempi nel nome della priorità della democrazia, il risultato è che è stato compromesso il socialismo e spesso la democrazia. Se uno ha, diciamo, un minimo di conoscenza storica e di bilancio storico delle grandi esperienze della lotta di classe, delle rivoluzioni del secolo precedente, penso fra tutte alla vicenda di Spagna, è difficile che non arrivi a questa conclusione. Ma lasciamo perdere la storia. Questa obiezione è sbagliata in punto di fatto nel rapporto con la realtà attuale. Perché vedete, è proprio nella realtà attuale che i movimenti reazionari, i peggiori movimenti reazionari, xenofobi, fascisti, parafascisti, loro intrecciano strettamente l'elemento antidemocratico con l'elemento sociale. Prendiamo la questione della migrazione. Qualcuno ha fatto riferimento, tutti noi sappiamo che la campagna contro i migranti è oggi il brodo di coltura peggiore, delle peggiori correnti reazionarie in giro per il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa, e non devo fare gli esempi. Ma su che cosa queste campagne reazionarie costruiscono purtroppo egemonie e capacità di convincimento sul senso comune? Semplicemente attraverso la propaganda di valori reazionari e regressivi. Ci sono anche quelli, la Repubblica di Salò, le mitologie, il Duce, il fascismo e tutta la peggiore spazzatura che sta affiorando, è indubbio. Ma è su questo che costruiscono egemonia, no? Costruiscono egemonia su un'altra cosa, costruiscono egemonia paradossalmente utilizzando in chiave distorta dal loro punto di vista e per le loro finalità tutti gli elementi della crisi sociale capitalistica. L'obiezione, io vengo dal nord, ma credo che anche voi abbiate orecchiato questo tipo di argomento, ma non abbiamo lavoro noi, come fanno a averlo i migranti? Non abbiamo la casa noi, come fanno a averlo i migranti? I nostri figli non hanno il diritto all'asilo, come fanno a avere il diritto all'asilo i figli dei migranti? Non è questo il tipo di argomento che purtroppo sfonda nel senso comune popolare? Bene, se è questo, non riusciamo a contrapporci a questa valanga semplicemente sventolando i principi della difesa dei diritti democratici, i valori umanitari, la cultura progressista, chi ne ha più ne metta, perché rischiamo di essere sconfitti, rischiamo una disfatta, paradossalmente, proprio sul terreno democratico, come i fatti dimostrano. Noi abbiamo esigenza, semmai, di unire, collegare la battaglia sacrosanta per i diritti democratici a una prospettiva anticapitalista. C'è una prospettiva, un programma che metta in discussione strutturalmente l'attuale sistema economico di società e per questo dia una risposta strutturale a quegli interrogativi. Per esempio, battiamoci per una ripartizione generale del lavoro attraverso una riduzione progressiva dell'orario e avremo la possibilità di dare lavoro agli italiani e ai migranti.
costruiamo un grande piano di nuovo lavoro, non nelle grandi opere faraoniche tipo Stretta di Messina, ma nella montagna di piccole opere sociali che sono funzionali e corrispondenti alle esigenze di tutti, a partire dal risanamento del territorio, a partire dalla messa in sicurezza dell'edilizia privata, pubblica e chi ne ha più ne metta. Bene. E magari finanziamo questo programma con l'abbattimento del debito pubblico verso le banche, con una tassazione progressiva sulle grandi ricchezze, e daremo lavoro agli italiani e ai migranti. Espropriamo le grandi proprietà immobiliari delle banche, delle assicurazioni, del Vaticano, che in una città come Roma è praticamente la più grande proprietà immobiliare e fondiaria, e avremo la possibilità di dare la casa agli italiani e ai migranti. Voglio dire, fuori di metafora, che o leghiamo la battaglia per i diritti a un sistema di rivendicazioni che prospetti una soluzione sociale, rivoluzionaria, anticapitalistica e quindi realmente alternativa, o rischiamo di essere perdenti anche nel confronto e nello scontro con la reazione. E vorrei ricordare che non a caso fu la rivoluzione russa 100 anni fa a consegnarci il meglio della storia e della cultura giuridica in Europa e nel mondo in fatto di rapporto con i migranti e i loro diritti. Leggo dalla Costituzione sovietica del 1918, poche righe: in forza della solidarietà dei lavoratori di tutte le nazioni, la Repubblica Socialista Russa accorda tutti i diritti politici dei cittadini russi agli stranieri che risiedano sul territorio della Repubblica Russa. Riconosce ai soviet locali il diritto di accordare a tali stranieri tutti i diritti della cittadinanza russa senza ulteriori difficoltose formalità. Concede diritto di asilo a tutti gli stranieri perseguitati per reati politici e religiosi. Dichiara incompatibile con le leggi fondamentali della Repubblica la costituzione o la tolleranza di privilegi o di preferenze di qualsiasi genere attribuiti in base alla razza o alla nazionalità, come pure qualunque oppressione di minoranze nazionali o la limitazione della loro uguaglianza giuridica. Possiamo dire, un secolo dopo, che quello che non viene concesso, anzi quello che viene negato oggi a milioni di migranti da parte delle cosiddette democrazie dell'Occidente, fu concesso un secolo fa dal potere dei soviet, dalla Repubblica di Lenin e di Trotsky. Perché è la realtà. E questo programma e questa impostazione riconducono inevitabilmente a quello che fu il cuore della rivoluzione d'ottobre: la lotta per la rivoluzione, la lotta per un'alternativa di potere, la lotta per il governo dei lavoratori e per la democrazia dei lavoratori. Giustamente Trotsky scrisse nella storia della rivoluzione russa che il partito bolscevico fu nel 17 una tensione organizzata verso il fine. Una bellissima espressione sintetica che dà la misura di come il fine, la conquista del potere politico, il rovesciamento della borghesia, la realizzazione di un'altra democrazia fosse l'alfa e l'omega di tutta la politica bolscevica, che non fu tra l'altro un'improvvisazione al 17, ma che maturò in un lungo processo di selezione, di consolidamento, di razionalizzazione politica e teorica dei quadri e dei militanti. Ed è naturale che sia così, anche qui per un principio di realtà. Ma come fai ad abolire il debito pubblico verso le banche, a ripartire il lavoro attraverso la riduzione dell'orario, a nazionalizzare le banche, a prendere il controllo delle principali leve di produzione e di circolazione della ricchezza e quindi a ricostruire e a rifondare l'economia su basi nuove, se non conquisti il potere politico? E non a caso fu il potere politico dei soviet, l'unico potere politico che ha realizzato quelle misure. Per questo introdurre in ogni lotta di opposizione e di resistenza, anche la più piccola, il germe della prospettiva di un'alternativa di società, di un governo dei lavoratori basato sulla loro forza e sulla loro organizzazione, è non a caso uno degli elementi centrali della nostra propaganda e agitazione politica e uno degli elementi caratterizzanti della nostra politica. E uno dirà, ma tutto questo riguarda il futuro e non il presente. Sbagliato. Perché la prospettiva per cui tu ti batti determina la politica che fai. Se ti batti per un governo dei lavoratori, se consolidi
diciamo, nella cultura collettiva del tuo partito e dell'avanguardia, la centralità di questo fine, beh, intanto sarai immune, diciamo, o perlomeno combatterai nel modo migliore tutte le malattie e le patologie che giustamente il compagno Nucera presentava: l'elettoralismo, il ministerialismo, la corsa verso la carriera, la compromissione, la corresponsabilizzazione con l'avversario di classe. È fuori discussione, è esattamente perché sei per un governo dei lavoratori che sei all'opposizione di tutti i governi della borghesia. Lenin e il partito bolscevico furono all'opposizione dei governi di centrosinistra del 1917, anzi rovesciarono quei governi esattamente perché avevano la prospettiva del potere. Tra l'altro sarebbe bene ricordare, tra parentesi, che il partito bolscevico realizzò con la rivoluzione russa il rovesciamento di un governo di centrosinistra che era molto più a sinistra di tanti governi in cui le sinistre cosiddette radicali chiedono e ottengono di tanto in tanto ospitalità ministeriale. Questo semplicemente per un dovere di verità. E quella prospettiva di governo e di potere determina anche un altro aspetto della politica rivoluzionaria, che è la lotta per la conquista della massa, che è il rifiuto del minoritarismo. Qualcuno sarà un po' sorpreso, ma come faranno il BCL, parlano di rifiuto del minoritarismo? Certamente. Perché se tu non hai la prospettiva di un'alternativa rivoluzionaria, allora puoi essere minoritario, magari costruirti, come dire, la tua nicchia antagonista nelle regole del gioco di questa società e coltivare un tuo spazio di sopravvivenza autocentrato. Ma se tu ti batti per una prospettiva di potere, per una rivoluzione reale, devi per forza protenderti per la conquista della massa. Perché solo la conquista della massa, solo la conquista della maggioranza pone le condizioni perché questa rivoluzione avvenga. I bolscevichi fecero la rivoluzione russa perché guadagnarono la maggioranza dei lavoratori a partire dalla maggioranza dei soviet. Senza la tensione verso la conquista della maggioranza a una prospettiva anticapitalistica, non c'è prospettiva anticapitalistica possibile. E aggiungo che questa battaglia per la massa, questa battaglia per l'egemonia, gramscianamente intesa, non è solo la battaglia per guadagnare il consenso della maggioranza dei lavoratori, innanzitutto la maggioranza dei lavoratori, ma è più in generale il disegno di costruzione di un'egemonia di classe dei lavoratori e della loro avanguardia su tutto l'insieme delle rivendicazioni e delle istanze di liberazione, che non si riducono solo alla questione sociale, perché l'oppressione delle donne non riguarda solo l'oppressione sociale, è anche un'oppressione di genere, perché l'oppressione delle nazionalità da parte delle potenze imperialiste non si riduce alla questione sociale, è anche un'oppressione di nazionalità. E vorrei dire che la rivoluzione russa, la rivoluzione d'ottobre, è stata possibile perché i bolscevichi non avevano solo guadagnato la maggioranza dei lavoratori, ma perché avevano preso la testa di grandi masse povere dei contadini nelle campagne, perché avevano costruito l'egemonia su larga parte delle masse femminili delle città, perché avevano guadagnato l'egemonia su larga parte dei movimenti di lotta nazionale contro la dominazione sciovinista grande russa, che poi sarà in larga misura restaurata e riproposta dallo stalinismo. E non a caso fu la Repubblica dei Soviet, la Russia di Lenin e di Trotsky, il primo paese al mondo a legalizzare il diritto all'aborto. Il primo paese nella storia del mondo, è un fatto comunque lo si giudichi, che riconsegnò alle donne il diritto di disporre innanzitutto della propria libertà e del proprio corpo. E la rivoluzione russa è stata la prima e oggi unica rivoluzione al mondo a riconoscere e a rispettare il principio di autodeterminazione nazionale, che è anche il diritto alla separazione di nazionalità oppresse da parte della nazione dominante. Mi viene in mente un passaggio un po' divertente che si è consumato recentemente nella cronaca di questi mesi in Spagna, quando il capo del governo spagnolo, Rajoy, impegnato in una guerra, in uno scontro frontale con la Catalogna, ha detto nel suo intervento al Senato: ma che cos'è questa questione dell'autodeterminazione? C'è una sola Costituzione al mondo che ha riconosciuto l'autodeterminazione, è stata la Costituzione sovietica. E naturalmente dal suo punto di vista pensava di aver trovato l'argomento che falcidiava qualsiasi possibile obiezione, figuriamo, la Costituzione sovietica va da retro. E in realtà, al di là del suo intendimento, ha confessato un principio di realtà e di verità indubbio. Quello che oggi viene negato
dalle democrazie dell'Occidente non solo, ai palestinesi, ai curdi, ai baschi, agli irlandesi, ai catalani, fu concesso un secolo fa dalla rivoluzione russa a tutte le minoranze nazionali oppresse dalla Russia zarista e dalla tradizione sciovinista grande russa. Anche questo è un principio di realtà, comunque lo si voglia giudicare. Per noi anche questo misura la superiorità della civiltà della rivoluzione d'ottobre rispetto alla civiltà capitalistica di chi si contrappone ad essa e alla sua memoria. Bene, c'è infine un ultimo argomento, che è quello apparentemente più resistente, che viene opposto e ci viene opposto in questi anni, in questi decenni di nostra esperienza politica, ed è quello: voi direte un sacco di cose giuste, è un ottimo programma, ci convince almeno in parte, ma ahimè, le masse non lo capiscono, perché la coscienza delle masse è profondamente arretrata. Ora, questo argomento poggia su un principio di realtà. Chi può mettere in dubbio che la coscienza delle masse è profondamente arretrata? Dico di più, noi stiamo vivendo nel movimento operaio popolare a livello di senso comune di massa la più grande retrocessione, il più grande arretramento che si sia consumato nell'arco dell'ultimo secolo. È fuori discussione che è così, per la concatenazione, una dinamica di eventi di cui non ultimo è stato il fallimento dell'Unione Sovietica e la presentazione all'universo mondo a 360 gradi del crollo dell'URSS come il crollo del socialismo e l'inevitabilità della rassegnazione al capitalismo, in dubbio. Ma se la coscienza delle masse è molto arretrata, e al tempo stesso però, come abbiamo dimostrato, abbiamo cercato di dimostrare, la soluzione socialista e rivoluzionaria è l'unica soluzione alternativa reale ai problemi del nostro tempo, se si produce questa contraddizione, delle due l'una: o rimuovi la prospettiva rivoluzionaria e socialista e ti rassegni al senso comune di massa, ma fai il peggiore servizio alle masse e alla loro avanguardia, perché ti rassegni alla riproduzione e perpetuazione della loro condizione e anzi del loro arretramento. Oppure lavori controcorrente con le unghie e con i denti per cercare di elevare la coscienza delle masse, innanzitutto la coscienza dei lavoratori e degli sfruttati, al livello della necessità e della comprensione della necessità di una soluzione socialista come unica alternativa. Non c'è una terza possibilità. E se investiamo su questo secondo corno del dilemma, ne consegue inevitabilmente la centralità della costruzione di un partito nazionale e internazionale che si batta per ricostruire coscienza, che si batta per quella prospettiva. Badate, la coscienza socialista e anticapitalista, questo ci consegna la storia di un secolo, non si produce per germinazione spontanea, si produce solo e per via dell'intervento controcorrente di un soggetto cosciente. Se un secolo fa, e più di un secolo fa, milioni e decine di milioni di lavoratori nel mondo si battevano per la rivoluzione, a partire dalla comprensione della contrapposizione dei propri interessi di classe agli interessi della borghesia internazionale, non accadde per germinazione spontanea, come risultante dell'esperienza spontanea del movimento operaio sindacale. Accadde perché la coscienza di milioni e decine di milioni di lavoratori fu arata e coltivata per 70 anni dalle organizzazioni comuniste, rivoluzionarie ed avanguardia del movimento operaio, dal manifesto di Marx del 48, dalla Lega dei Comunisti, dalla Prima Internazionale, dalla Seconda Internazionale, infine dalla Terza Internazionale. Questa è stata la grande storia, la grande epopea che ha posto le condizioni della stessa rivoluzione russa. Tutto questo patrimonio è stato disperso, indubbiamente, ma questo significa solo una cosa: che va pazientemente ricostruito controcorrente, perché non c'è un'altra soluzione disponibile, non c'è nessuna scorciatoia a portata di mano, l'alternativa è solo il proseguo della barbarie in corso, questa è la realtà. E uno dice: d'accordo, ma costruire questo partito con quello che è avvenuto è terribilmente difficile. Sicuramente, molto difficile, anzi aggiungo, per essere onesti intellettualmente,
molto più difficile di quanto fosse un secolo fa. Perché un secolo fa ti confrontavi con un livello di coscienza politica, per le ragioni dette, molto più avanzato. Perché un secolo fa c'era una tradizione internazionale organizzata del movimento operaio. Perché un secolo fa non c'era la zavorra dell'esperienza fallimentare dello stalinismo, non della rivoluzione d'ottobre, con tutto quello che ha significato. Indubbio che su ognuno di questi terreni oggi ti trovi di fronte a una salita molto più impervia. E tuttavia il crollo dello stalinismo internazionale apre, nonostante tutto, nonostante che nell'immediato sia stato capitalizzato prevalentemente a destra, anche uno spazio più ampio a sinistra per l'accumulazione delle forze d'avanguardia sul terreno del marxismo rivoluzionario. E non a caso, le forze del marxismo rivoluzionario oggi nel mondo, negli ultimi anni e decenni, hanno guadagnato, pur restando ancora forze nettamente minoritarie, una nuova massa critica di posizioni, di influenza, di radicamento. Vorrei ricordare, fra tutti gli esempi, diciamo, totalmente rimosso dalla stampa della sinistra italiana e non solo, l'esempio dell'Argentina, e mi avvio a concludere. L'esempio dell'Argentina di che cosa ci parla? Ci parla di una piccola sinistra rivoluzionaria che per 15 anni si è presentata alle elezioni prendendo lo 0,2 o lo 0,3% quando andava bene, in una dura lotta, battaglia controcorrente, contro il peronismo e tutto quanto significava la conservazione della democrazia borghese argentina, che poi a un certo punto, grazie alla coerenza di quella battaglia e al consolidamento di quella posizione, riesce a intercettare una svolta, una nuova ascesa del movimento operaio argentino, e nel giro di pochi mesi si trasforma nella quarta forza politica del paese, attorno a un programma che dice obreros al potere, governo dei lavoratori, lo stesso programma del nostro partito. E attorno a questo programma guadagna il 6% dei voti, quasi 1,5 milioni di voti, in larga misura di operai, precari, disoccupati, sfruttati di quel paese. E oggi larga parte della stampa borghese parla, in Argentina, a partire dalla Nación o dal Clarín, del pericolo trotskista in Argentina, con qualche elemento naturalmente di, diciamo così, di temeraria audacia o di vezzo propagandistico, però indubbiamente anche con qualche elemento di realtà. Cosa ci dice questa esperienza? Ci dice che lottare controcorrente è l'unica via per ottenere risultati in prospettiva. Si può guadagnare la testa dell'onda, si può ritrovarsi alla testa di una rivoluzione, solo se si è saputi nuotare controcorrente nelle fasi che rivoluzionarie non sono. E questa è stata la storia del bolscevismo. Parliamoci chiaramente, proprio per un principio di realtà. I bolscevichi venivano considerati nel primo Novecento dei matti, e in un certo senso, con qualche buon argomento, erano, come dice Lenin, cito Lenin, un piccolo gruppo compatto che si teneva forte per mano, ed effettivamente era un piccolissimo gruppo d'avanguardia, che si era messo in testa di rovesciare la Russia, che occupava la sesta parte del globo, e si era messo in testa per di più di puntare strategicamente su una classe di lavoratori salariati che nella Russia del primo Novecento era il 3%, dico il 3% della popolazione. Si poteva essere considerati un po' folli. Eppure quel partito, che è riuscito a reggere nelle peggiori condizioni, come nella fase successiva alla sconfitta del 5, alla demoralizzazione, al riflusso, al sentimento dell'andiamo a casa, è tutto finito, è tutto fallito, grazie al fatto di essere riuscito a nuotare controcorrente, a salvaguardare i principi e il programma, è riuscito, quando c'è stata la svolta degli avvenimenti, a conquistare la testa degli avvenimenti e a dirigere una rivoluzione. Questa è l'esperienza dell'unica rivoluzione della storia che ha portato i lavoratori, i contadini, gli oppressi al potere. E questo è l'unico segreto in cui, tra tante, tantissime difficoltà, noi ci possiamo aggrappare. Il vero problema non è per i rivoluzionari, la cosa ancora più difficile non è guidare una rivoluzione quando sale una rivoluzione, è saper attendere una rivoluzione in periodi che rivoluzionari non sono, saper tenere le posizioni, avere il coraggio di una politica controcorrente, non piegarsi alla moda politica culturale del tempo, è l'unica condizione per poter investire nella storia. Poi se uno dice, ma questa è la garanzia di successo? No, non abbiamo il talismano, non ci sono garanzie di successo. La storia ci dice che questa è l'unica via in cui è possibile conseguire il successo di una prospettiva rivoluzionaria. E questa è la nostra realtà. E concludo dicendo questo. Noi vogliamo costruire questo partito.
tutta la nostra storia politica in Italia, in Europa, nel mondo, è la volontà di ricomporre dopo quanto è avvenuto a 30 anni dal crollo dell'Unione Sovietica un partito anticapitalista coerentemente rivoluzionario. Come ho detto è molto difficile, come ho detto è un'operazione temeraria, ma è un dovere che noi abbiamo nei confronti delle giovani generazioni e, mi si permette, un dovere che abbiamo anche nei confronti della memoria del passato. Come disse Walter Benjamin, a proposito di intellettuali, che fu guadagnato alla rivoluzione bolscevica nei primi anni 20, le rivoluzioni non combattono solo per il futuro, le rivoluzioni combattono anche per riscattare la memoria del passato. E da questo punto di vista io credo che sia giusto che noi completiamo questa commemorazione del centenario dell'ottobre ricordando chi ha combattuto per il programma della rivoluzione d'ottobre, per la difesa della rivoluzione d'ottobre contro la reazione fascista e contro lo stalinismo negli anni 30 in condizioni terribilmente più complesse, difficili e tragiche di quelle che fanno da sfondo al nostro sforzo. Scriveva Victor Serge, che sperimentò direttamente le diverse tappe della repressione stalinista in URSS, a proposito di qualche migliaio di militanti bolscevichi chiusi nei gulag staliniani. Scrisse: di questa massa di vittime e di obiettori, silenziosi nella loro maggioranza, mi è particolarmente vicina una minoranza eroica, preziosa per la sua energia, la sua chiaroveggenza, il suo stoicismo, il suo attaccamento al bolscevismo della grande epoca. Sono qualche migliaia di comunisti della prima ora, compagni di Lenin e di Trotsky, fondatori delle repubbliche sovietiche quando esistevano i soviet, che invocavano contro la decadenza del regime i principi del socialismo. Gli incarcerati di laggiù reggeranno sinché ce ne sarà bisogno, sino alla fine, anche se non dovessero vedere levarsi una nuova aurora della rivoluzione. I rivoluzionari d'Occidente possono contare su di essi. La fiamma sarà mantenuta, sia pure nelle prigioni. Essi contano su di voi e voi dovete, noi dobbiamo difenderli per difendere la democrazia operaia nel mondo, per restituire alla dittatura del proletariato il suo volto liberatore, per rendere un giorno all'URSS la sua grandezza morale e la fiducia dei lavoratori. Beh, compagni, noi esistiamo come Partito Comunista dei Lavoratori in relazione al legame con quella storia. Noi politicamente ci siamo perché loro ci sono stati, e sentire nel profondo il legame politico, sentimentale e programmatico con l'esperienza di questi grandi combattenti leninisti per l'ottobre contro lo stalinismo non è un modo per risolvere i nostri problemi, ma è un modo per combattere e affrontare le nostre difficoltà, che nonostante tutto sono molto minori di quelle che dovettero confrontare i rivoluzionari di allora. Vi ringrazio. Grazie compagno, grazie compagno, veramente stato attaccato sentimentalmente oltre alla ricostruzione storica che ha fatto, sentimentalmente attaccato tutti i nostri cuori, grazie, grazie a tutti. Un appello, se qualche compagno vuole contribuire alle spese che abbiamo dovuto sostenere, grazie a tutti.